Le problematiche dei dirigenti assunti con il concorso del 2017 sono riconducibili ad una disciplina della mobilità che è stata elaborata nel momento in cui i concorsi erano regionali e quindi le istanze di trasferimento erano molto limitate. Con il concorso nazionale invece del 2017 cosa si crea? Si crea l'assegnazione in sedi diverse da quelle di residenza e da qui il problema, perché le percentuali del 30% fissate precedentemente non sono bastate a consentire il trasferimento di buona parte dei dirigenti fuori regione. L'ultimo intervento legislativo che si è realizzato con il sostegni terra, che ha incrementato la percentuale dal 30 al 60%, ugualmente non è servita e non servirà a consentire il trasferimento e il ritorno delle regioni di residenza. È stato un intervento abusivo della legge sul contratto, quello del sostegni ter, perché la sede di servizio è materia specificamente contrattuale, soprattutto laddove la sede di servizio non è la sede di residenza, quindi è una problematica pienamente contrattuale su cui sostegni terra è intervenuto, ma è intervenuto in maniera minima, approssimativa, limitando tra l'altro l'efficacia di questo incremento al triennio 2022-2025. La cosa è ancora più aggravata dal fatto che le sedi dimensionate in deroga, che sono poi i posti disponibili, saranno in deroga fino al 2023-24, quindi anche la previsione del 60% sul 24-25 non servirà purtroppo a rimuovere il problema. Quindi la nostra richiesta è aprire l'atto di indirizzo, cioè avere l'atto di indirizzo per il nuovo contratto, per avere una disciplina contrattuale della mobilità. In attesa che però questo avvenga, noi chiederemo un intervento legislativo che sposti il limite al 100%, senza alcun vincolo, senza alcuna autorizzazione dei direttori regionali, né riceventi né quelli in uscita, e chiederemo anche l'estensione, la possibilità di rendere stabile la misura del 100% fino al totale assorbimento dei costi. Ovviamente il nuovo concorso, che sarà su base regionale, potrà restringere ancora di più gli spazi, ecco il motivo per cui noi diciamo che bisogna intervenire con rapidità in modo da assicurare al maggior numero possibile di dirigenti scolastici la possibilità di rientrare in sede. Un'ultima criticità che noi rileviamo è quella connessa all'applicazione sia delle previsioni normative sia di quelle contrattuali, che più delle volte trovano una dimensione eterogenea nei diversi uffici scolastici regionali. Abbiamo cioè i direttori regionali che applicano la norma in un certo modo, considerando disponibili sedi in numero diverso da quello di altre regioni, e danno priorità con criteri del tutto diversi da regione a regione. Per cui abbiamo delle ingiustizie di base che poi sono amplificate da ulteriori ingiustizie nell'applicazione della norma. La manifestazione di oggi, con la mobilitazione che ha portato, sicuramente servirà a tenere alta l'attenzione su queste problematiche e soprattutto sulle problematiche territoriali che, come dicevamo, rendono a volte le previsioni di norma e contrattuali non gestite adeguatamente con criteri di equità, correttezza e trasparenza. Noi chiediamo che si prevedano delle misure che riescano a eliminare tutti i vincoli che in questo momento impediscono il rientro dei dirigenti scolastici che sono stati assunti fuori dalla loro regione di residenza al loro luogo di residenza, alla loro famiglia. Non vediamo il motivo per cui questo non venga realizzato. Deve essere un intervento di natura legislativa, perché questi vincoli sono stati posti proprio con una norma e quindi non possiamo che ricorrere a un intervento legislativo per risolvere la questione. Noi questa mattina stiamo chiedendo al Ministero
di eliminare tutti i vincoli e tutti gli sbarramenti alla mobilità interregionale, perché abbiamo dimostrato, anche portando i dati della situazione attuale, che quei limiti non sono funzionali alla situazione che si è venuta a creare dal 2019 a oggi con il concorso nazionale, che ha reclutato almeno 1.142 dirigenti scolastici fuori regione. Questo è il numero di quelli attualmente presenti in una regione diversa da quella di residenza, e quindi noi riteniamo che il loro diritto a rientrare nella regione in cui ci sono le loro famiglie, i loro figli e i loro affetti sia un diritto che riguarda prima di tutto la persona e poi il dirigente scolastico. Per questo noi riteniamo che la mobilità interregionale, cioè quella procedura che consente ai dirigenti scolastici di spostarsi da un ufficio scolastico regionale all'altro, non sia una prerogativa che debba rimanere nelle mani del direttore regionale, quindi una riserva di legge, ma debba essere regolata nel contratto. Oggi noi abbiamo una norma che ha portato al 60% per un periodo limitato il contingente della mobilità interregionale, quindi siamo a chiedere che quella norma venga modificata e venga consentito immediatamente il rientro del 100% dei dirigenti scolastici a valere sui posti vacanti e disponibili in ciascuna regione. Certamente bisogna riuscire a coordinare le diverse misure in atto e le diverse procedure che sono in atto per l'assunzione di dirigenti scolastici. Dobbiamo andare a coprire certamente i vuoti di organico, perché il numero delle reggenze sta crescendo continuamente e naturalmente questo non solo affatica enormemente i dirigenti, ma rende anche meno efficiente il governo del sistema scolastico naturalmente. Quindi è necessario un coordinamento delle diverse procedure che sono in questo momento attive o che saranno attivate per poter progressivamente arrivare a coprire i diversi vuoti di organico che sono ancora e saranno sempre di più molto presenti, anche perché l'età media dei dirigenti scolastici è piuttosto elevata, quindi si andranno in pensione insomma. Certamente tutto questo va coordinato poi con i provvedimenti sul dimensionamento, perché dobbiamo anche capire cosa accadrà, quanti posti saranno come dire, eliminati e quindi quale sarà la consistenza organica reale dei dirigenti scolastici e anche dei DSGA. Noi chiediamo innanzitutto uniformità di comportamenti, perché parte il nuovo concorso ordinario, partirà perché non c'è ancora il bando, però con regole diverse da quelle precedenti, per cui noi abbiamo delle graduatorie che regolano diritti diversi a seconda dell'annata del concorso. Faccio un esempio: molto spesso i primi in graduatoria, che in genere sono i più meritevoli, si trovano ad occupare un posto lontano da casa e fanno fatica poi per rientrare nel luogo di residenza, e invece poi gli altri riescono a trovare dei posti sotto casa. Questo è mancanza di uniformità rispetto ai comportamenti degli USR d'Italia. Ogni USR ha una gestione diversa. E quindi una procedura concorsuale che sia trasparente, che sia uniformante rispetto ai diritti di ognuno. Ma noi chiediamo anche di più, chiediamo che le scuole dimensionate possano avere la titolarità, perché una scuola con una reggenza non è una scuola che può avere una gestione normale come le scuole che hanno appunto la titolarità. Scuole autonome tutte, indipendentemente se il livello è al di sotto dei 600 o dei 700, e che siano davvero un riferimento anche per la società, un riferimento di legalità, un riferimento di diritto allo studio che noi riconosciamo nella Costituzione a tutti gli alunni del nostro paese.
Noi ci aspettiamo dal Ministro che alle parole poi seguano i fatti. Quali sono i fatti? Innanzitutto l'apertura di un contratto, non c'è neanche l'atto di indirizzo e senza quello è chiaro che il contratto non si può aprire. Quindi un contratto che non solo deve essere preceduto dall'atto di indirizzo, ma poi deve prevedere anche una fonte economica retributiva per poter adeguare la retribuzione appunto dei dirigenti scolastici. La seconda è che si stabilisca il FUN, questo Fondo Unico Nazionale che rappresenta una parte importante della retribuzione dei dirigenti scolastici, si dovrebbe discutere ogni 5 anni perché non ci sono mai abbastanza fondi per rispettare, non per aumentare, per rispettare il livello stipendiale dei dirigenti scolastici, che praticamente rischiano ogni volta di retrocedere e quindi restituire soldi allo Stato. E questa è una cosa che non capita in nessuna dirigenza dello Stato, capita solo nei dirigenti scolastici. E questo assolutamente non può essere ammissibile. La terza e ultima è che ci sono delle responsabilità che vengono attribuite ai dirigenti scolastici quando invece sarebbero di altre istituzioni. Allora, noi abbiamo un'emergenza retributiva della dirigenza scolastica che risale al 2017. Abbiamo da poco firmato 5 contratti integrativi regionali di 5 annualità che erano rimaste bloccate perché il fondo dei dirigenti scolastici era incapiente. Quindi noi oggi abbiamo innanzitutto un'emergenza retributiva che ci spinge a chiedere che le retribuzioni dei dirigenti attuali dei dirigenti scolastici siano garantite, perché oggi non abbiamo neanche la certezza che queste retribuzioni possano essere garantite, in quanto il numero dei dirigenti scolastici non è completamente coperto dall'ammontare del fondo. Poi abbiamo un'altra nostra richiesta storica, se vogliamo, perché è nata quando è nata la dirigenza scolastica, cioè quella di equiparare gli stipendi dei dirigenti scolastici a quelli dei loro colleghi di seconda fascia. Noi abbiamo scuole molto complesse con 100-120 persone da gestire e abbiamo stipendi molto più bassi dei direttori generali che hanno uffici di poche decine di persone, insomma, e pochissimo personale. La complessità della dirigenza scolastica, secondo noi, deve avere un riconoscimento anche economico, perché il riconoscimento economico del lavoro del dirigente è un riconoscimento alla loro funzione. Quindi siamo stanchi di sentirci ripetere da tutti i ministri che il lavoro che fanno i dirigenti scolastici, il lavoro che hanno fatto durante la pandemia è un lavoro encomiabile. Vogliamo che a questa presa d'atto ci sia anche un corrispondente riconoscimento economico.